Partiti. C'è da gar per il comando tra Saki Martino, Alta Quota, poi Grey Arrow, per linee esterne Super Denise, dietro questi Jackal Prince, quindi all'interno Seltimar, per linee esterne Del Coco, quindi Axenkat segue a lunghezza e parterre de Roi, e Saki Martino che passa in buon vantaggio, un paio di lunghezze Grey Arrow, quindi Jackal Prince che si affaccia per linee esterne quando ora si entra in dirittura d'arrivo, con Saki Martino in vantaggio nei confronti di Jackal Prince per linee interne Grey Arrow, quindi a largo prova ad avanzare Ideal Coco con all'interno Super Denise. Cavalli ai 300 metri conclusivi con Jackal Prince attaccato da Seltimar, quindi Ideal Coco lungo la corda Grey Arrow, poi Alta Quota, siamo nel tratto finale con Jackal Prince e Seltimar in lotta serrata all'interno Alta Quota, bellissimo finale di gara con Seltimar, Alta Quota vicinissimi sul palo, poi Jackal Prince, arrivo serratissimo tra Seltimar, tra Seltimar, Alta Quota e Jackal Prince. Ecco, la regia ci sta proponendo proprio le battute salienti di questo premio Sicilia handicap principale con Seltimar numero 8 al largo all'interno Alta Quota. All'interno Alta Quota, 3-2 Jackal Prince. Seltimar, Gregorio Arena. Per l'Alcatore di Carnicarao della signora Giuseppa Latino, questa è la mia modesta impressione, ma dobbiamo attendere ovviamente il verdetto del giudice d'arrivo. La mia impressione è per Seltimar, Gregorio Arena nei confronti di Alta Quota e Jackal Prince. Seltimar, il training del signor Fabio Broggi per i colori della Alcatore della signora Giuseppa Latino. Seltimar, buona l'interpretazione di Gregorio Arena, ispiratissimo in questo meeting.